Ciao, come state? Tutto bene? Gli attrezzi del mestiere, ho anche questo. Non so bene a cosa mi serva se non forse a tagliare così, esatto. Perché sono qui? Ah, intanto le prime feste sono andate. Natale è andato, Santo Stefano è andato, ci prepariamo per il fine dell'anno, Capodanno. Ma come mi avevate chiesto negli ultimi martedì e come vi avevo detto, le feste servono anche a mettere a posto un pochettino lo studio, ma voi mi direte, va bene un po' a posto, ok, pulisci, magari cambi qualcosa, ma addirittura creare questo disastro vuol dire che poi non ci possiamo più vedere, più parlare. E no, è qui che vi sbagliate, perché? Perché è arrivato il momento di togliere il vecchio mixer e di mettere quello nuovo, che vi faccio vedere dov'è, perché è ancora a terra. L'avevate visto nello studiolo? Guardate qua, questo è il mixer nuovo e questo è il mixer vecchio. Ok? Beh, diciamo che effettivamente non ne poteva forse più. Detto questo, io pensavo fosse facile. E invece no, perché? Perché mi sono accorta, no, vabbè, in realtà l'avevamo già prese le misure, ma ci siamo accorti che non è solo un semplice tolgo, metto e collego. No, è un tolgo. Metto, non ci sta, e quindi dobbiamo andare a intervenire, a rompere un pezzettino di questa parte per incastrare il mixer nuovo, ma questa parte è importante, nel senso che fa parte di tutta la struttura. Quindi è veramente difficile andare un pochettino ad agire. Ce la faremo e ce la dobbiamo fare, perché ormai abbiamo iniziato e non possiamo più tirarci indietro, assolutamente no. Qualcuno di voi mi aveva detto, fossi stato più vicino, sarei venuto a darti una mano. Magari, direi io, magari sareste anche bravi come falegnami o quant'altro, quindi avreste potuto aiutarmi. Vabbè, nel frattempo farò da sola, certo, il martedì però arriverà dopo le feste, dopo l'Epifania, e sicuramente avrò modo di farvi vedere il mix piazzato, o magari anche prima, non lo so, dipende come quanto ci metterò per i lavori. Detto questo, intanto che cosa avete ricevuto sotto l'albero? Che cosa vi ha portato Babbo Natale? A me tantissime cose, anche da vestire, che è la cosa che insomma aspettavo e attendevo. E poi, vabbè, insomma, tante altre cose molto carine da parte anche delle figliole, piuttosto che da, insomma, dalla suocera, dalla mamma, insomma, qualcosa di sfizioso è arrivato anche quest'anno. Che dire, non lo so voi come avreste agito, se siete falegnami magari datemi un aiuto, datemi un consiglio. E certo è che insomma devo andare, continuare a lavorare, smontare un pochettino e poi cercare di rimettere i pezzettini come devono essere messi. E la parte più bella per me sarà anche quella di tinteggiare. Voi direte, tinteggiare dove? E beh, scusate, se tolgo la tinta qua sopra, dovrò rifarlo un pochettino del colore grigio, no? Dovrò ristabilire quelli che sono i colori. Tra l'altro, non solo questo lavoro verrà fatto in questo studio, ma andrò a cambiare anche questo appena arriveranno i pezzi. Non so se ve ne avevo parlato, ma andrò anche a cambiare tutto questo bancone. Questo, che ormai è vecchiotto, per sostituirlo a fare qualcosa di un po' di moderno, insomma, due tavoli. Diciamo così, fattura ottagonale, uno più alto e uno più basso, dove poter ospitare di nuovo gli amici musicisti nel nostro vivo live. Insomma, devo dire che visto da così, di lavoro ce n'è da fare ed è un gran macello. Vabbè, ma non sono sola. Che dire, io intanto vi auguro ancora buone feste. Aspetto di sapere cosa vi ha portato Babbo Natale o Gesù Bambina. E poi, insomma, vedremo i lavori finiti. Ok? Intanto un bacio e in queste feste continuiamo a tenerci compagnia. Vi racconterò un po' di quello che sto facendo. Ok? Ci sentiamo ancora per gli auguri di fine anno? Ciao, o inizio anno. Ciao, alla prossima. Vado, torno perché qui, oh, mi contano le ore e poi dopo, mi dicono qui hai lavorato poco. Stasera non mangi, non va bene, assolutamente no. Vado. Mamma mia, decalcia tutto. E c'è anche il trapano. Così.
Assolutamente sì. Questo per me è il numero uno.